stato professionale o è stato... È stato professionale, ma io facevo l'aiuto regista e lui faceva l'attore, quindi c'era un rapporto, diciamo, di un certo tipo. Su quale film eri aiuto? Quello di Capitani, forse. Era di Capitani, Tre Tigri contro Tre Tigri, una cosa così. Però poi a un certo punto ho avuto una grande occasione, la faccio breve, di avere la possibilità di co-dirigere con Paolo il terzo Fantozzi, perché Paolo, per motivi che io non conosco, non aveva deciso di non farlo più con Salce, e quindi però non aveva mai fatto un regista, per cui la Titanus decise di mettergli, io ai tempi avevo 27 anni, di mettergli accanto una persona che sapesse tecnicamente, diciamo, di cinema, ma che non gli facesse ombra. Per cui gli fecero il mio nome e lui, appunto, in virtù dei tanti film fatti come aiuto regista, disse: ah, ma Neri è una persona fantastica, bellissima, ma sì, lui, solo lui o solo lui? Per cui mi mandano a casa di villaggio per parlare. Entro, c'avevano, mi ricordo Elisabetta, dei cani cattivissimi che arrivavano, abbaiavano. Entro e a un certo punto era quella casa con l'ascensore, via Vianapo, scende, proprio come un film, scende dall'ascensore, esce Paolo, un cafetano, mi guarda e mi dice: cosa ci fai tu qui? Io dico: io sono Neri Parenti, sono venuto perché lei ha chiesto, noi dovremmo fare insieme la regia di Fantozzi, lei ha chiesto di me. Ah, mi guarda, dice: ma lo sai che io credevo che tu fossi un altro? Capirai, non è il crollo. Per cui dico: vabbè, signor Paolo, vado via, scusi di disturbo, e faccio per andare via. Quando arrivo per aprire la porta, mi fa: Neri? Io: sì, Paolo. Ma vai, oramai sei venuto dentro così, no? Quindi questo è il motivo così professionale per cui ho cominciato a fare Fantozzi, perché ero andato fino a Vianapo. Sono stato anch'io una volta nella casa di Vianapo per intervistarlo. I cani me li ricordo anch'io. Mi disse che erano ferocissimi. Così. Poi in realtà erano grossi. Anche tu mi hai spesso detto che nei film che hai fatto con lui lavoravate perché sembrassero in qualche modo dei cartoni animati, che sono anche una tua grande passione. Ci racconti questo aspetto? Beh, era un misto, nel senso che voi prima parlavate dei libri di Fantozzi, cioè dei libri di Fantozzi, le gag dei cartoni animati o delle comiche, eccetera, avevano la caratteristica di essere raccontate. Per cui poi il villaggio le raccontava anche, diceva sempre, si chiamava la voce lupata, e la voce lupata era una terribile sera. Per cui, per dire, se il si chiama il coyote sbatte contro una roccia, se fosse stato raccontato come villaggio, c'era scritto: e allora il coyote prese una velocità mostruosa e improvvisamente sdraiò di fronte una roccia, si schiantò in mille pezzi. Da questo poi si cercava di riportarlo al cinema, chiaramente un po' di difficoltà. Per cui io credo che quello, a prescindere, adesso parlando solo di Fantozzi e non di tutto il resto della vita, credo che la grande intuizione sia stata quella, cioè di mischiare delle cose infantili con delle cose che invece erano molto profonde, anche se all'inizio non sembrava, ma era quella di una denuncia sociale, di una visione di un periodo storico ben preciso. Qui è stato, diciamo, un coacervo di cose, in più la simpatia dell'interprete, perché anche quello bisogna metterlo in conto, nonché anche io non mi ricordavo, mi ha colpito in questo, è la prima volta che io vedo, anzi complimenti, perché non è una geografia, questo è qua già buono, l'agilità di Paolo. Io non me la ricordavo, quando scende, sa, io mi ammazzerei se ci fosse quella cosa lì, anche perché io, nei film queste cose le facevamo spesso, diciamo, però c'erano tutte figure, no?
Lui aveva una controfigura fissa o sbaglio? Sempre la stessa, Clemente Hoffmann. Lui aveva questa controfigura così uguale anche perché... Diciamo il nome, Elisabetta? Clemente Hoffmann. Gli Hoffmann sono una dinastia di cascatori, sì, Clemente Hoffmann. Che Paolo lo mandava alle prime. Dove, quando lo invitavano, non sempre, ma quando lo invitavano, lui mandava questo Clemente Hoffmann che girava per cui sembrava, poi non entrava, però smascherato naturalmente, però in quel girare intorno al cinema Adriano poteva sembrare Paolo, poteva sembrare questo Paolo. Ecco, sappiate che molte delle cose strane che Fantozzi fa al cinema le fa Clemente Hoffmann. Per esempio, non so, quando scende dal balcone per andare a prendere il pullman al volo, non credo fosse no, fatto. No, Clemente. No, anche perché viene vietato dai contratti, naturalmente. Naturalmente, se l'attore si fa male... Solo Tom Cruise. Ma pare non sempre manco lui, insomma.